potevamo chiudere la partita, però sono stati bravi ragazzi, il merito di un grande gruppo e questo inizio contro due squadre forti è stato buono e il merito è esclusivamente di un grande gruppo di persone, di giocatori di qualità, di uno spessore umano devastante e sono molto contento di poterli allenare. La società ci ha messo tutta a disposizione, dal ritiro alle strutture per allenamento, quindi noi dobbiamo soltanto pensare ad allenarci. Il gruppo è splendido per come si allena e sono felice anche per loro. Sono felice anche per lo staff perché ho la possibilità di lavorare con delle persone di qualità, tutti, da Sandro a Enrico, che sono i preparatori, da Nicolas, il preparatore portiere, da Nicolelli, che è il mio collaboratore, a Riccardo Carbone, che è il match analyst, sono tutte persone vicine. Staff medico che fa il massimo, quindi c'è grande coerenza. Ho visto felici anche i magazzinieri, quindi quando vedi le persone felici, sei felice perché condivide, penso, una vittoria è bello. Mister, una gara maschia combattuta soprattutto a centrocampo, insomma tre punti meritati. No, è partita una partita sporca, che loro venivano a prenderci uomo su uomo. Pensavamo che costruendo a tre gli si potesse dar noia nell'uomo su uomo, invece è stata una partita proprio di duelli, i primi 25 minuti. Poi abbiamo trovato forse una soluzione che li ha un po' disorientati allargando Silvestri e alzando Favalli di là, ruotando nella costruzione a tre. E abbiamo iniziato a prendere campo. Nel prendere campo si sono un pochino disuniti, abbiamo trovato degli spazi, i ragazzi si sono sentiti più a loro agio e hanno fatto una partita meno sporca, una buona partita ma meno sporca. Però si vede com'è la categoria, no? Nonostante la superiorità numerica, gli ultimi 6-7 minuti è stata proprio una battaglia, i ragazzi sono stati bravi a tenere botta. Ecco. Noi ora dobbiamo essere bravi a raccogliere l'umiltà in tutti gli spazi dello spogliatoio. L'umiltà la dobbiamo prendere da tutte le parti, perché ora è un momento dove dobbiamo stare molto umili. È vero che si cerca di giocare, però abbiamo perso tante palle in uscita che per un tempo ci potevano costaccare. Se noi ora facciamo un passettino un pochino troppo lungo, quelle palle che perdiamo in uscita rischiamo di non migliorarle e di non crescere come squadra. Noi dobbiamo invece giocare, cercare di giocare, perché deve essere un nostro marchio quello di giocare, però con grande attenzione nelle palle in uscita, perché il primo tempo se loro hanno avuto delle occasioni hanno avute su palle perse in modo un pochino superficiale nostro, che non dobbiamo fare. Mister, nel secondo tempo, nonostante il vantaggio, hai pensato ai due attaccanti vicini più di Santo, diciamo, ti sei spaventato, ma sei provato a cambiare qualcosa? No, penso che era fondamentale avere un giocatore lì tra le linee, sia per ripartire che per rompere il loro gioco, no? Infatti negli ultimi 5 minuti siamo andati a 5 e in quella zona lì cascavano delle seconde palle dove non riuscivamo bene a accorciare e questa cosa ci ha fatto abbassare. Invece mantenendo le tre punte si ripartiva che si contrastava bene in mezzo al campo. Io penso che è stato bravo il nostro presidente a coinvolgere l'ambiente, arrivare a fare subito le cose e dire le cose chiare e rispettarle. Questo penso sia stato un segnale importante dal nostro presidente. Il direttore ha tenuto la solita linea e siamo tutti in sintonia. Questo per una tifoseria, avere società, staff dirigenziale e allenatore con la squadra in sintonia, penso che sia una buona cosa. E io penso che il tifoso meriti grande rispetto, perché ogni domenica che viene allo stadio spende e ci permette a noi di lavorare durante la settimana, perché che partite sarebbero senza tifosi, no? E quindi sono la parte importante del nostro calcio e quindi noi dobbiamo rispettarli al massimo. Nel rispettarli dobbiamo cercare di coinvolgerli come? Col passaparola. Spero che oggi la gente esca e dica che siamo una squadra che lotta, che non molla per la maglia. Poi a volte si giocherà meglio, a volte peggio, quello fa parte
dell'andamento del calcio, però i tifosi devono essere il dodicesimo uomo insieme. Ma si gioca subito fra 3 giorni e dobbiamo domani allenarci. Ecco, a proposito di Imola, no? Questa io penso che sia stata la vittoria del gruppo, no? Vedere i giocatori che non hanno giocato, vederli esultare all'interno dello spogliatoio rende merito a un grande gruppo. Quindi non lo so cosa farò perché non ho minimamente idea, però spero che gli allenamenti di questa settimana mi facciano vedere altri giocatori che possono giocare e spero di poter dare la possibilità ad altri. Se questo non succede è perché gli allenamenti mi hanno fatto vedere che gli 11 sono quelli che c'erano oggi. Quello dipende dai ragazzi, però ad oggi questa è la vittoria del gruppo. Non esiste, perché è la seconda di campionato, alle 2:30, 6 minuti di recupero ci hanno ammazzato tutti, io in panchina e i ragazzi sul campo. Però sono contento per i ragazzi, sono contento per l'ambiente. Hai dovuto un po' battagliare anche con gli arbitri. Vabbè, quello fa parte del DNA. Ecco, ha fatto una buona preparazione anche lì, perché per arrivare in fondo, insomma, no, da quando sono arrivato sono ingressato Secchini. Ma questo è il merito della cucina senese, oppure solo sì, o dello stress. Purtroppo il calcio è anche questo, ero un po' demoralizzato perché comunque mi dispiaceva, perché era un'occasione importante e fare gol subito, insomma, poteva ancora prima cambiare la partita, però penso che siamo stati bravissimi fin dal primo minuto a andarli a prendere subito alti, senza paura, sapendo che loro comunque sono una grande squadra e siccome lo siamo anche noi, siamo partiti subito con il piede di guerra per provare a vincere questa partita. Poi si è verificata questa occasione e sono contentissimo, insomma, ecco, per il gol, per la vittoria, per la squadra, per la società e per tutto, per i tifosi, per il gruppo. Tanto merito sicuramente del mister, perché fin dai primi giorni di ritiro ha cercato di inculcarci proprio questa cosa di gruppo e siamo tanti ragazzi giovani, siamo super affiatati, siamo un grande gruppo e di conseguenza questo poi si dimostra e si vede anche in campo. Bisogna continuare così, abbiamo fatto 2 partite, già da Ancona secondo me si era visto un'entità di squadra che sta in campo, nonostante l'episodio che avevamo preso il gol, che ci poteva stare, come non stare, però insomma siamo rimasti in partita e siamo stati molto bravi anche lì secondo me a riprenderla, perché non era assolutamente facile. Come ti dicevo, siamo tanti ragazzi giovani e questa cosa qui secondo me trae vantaggio per noi, perché siamo ancora più affiatati, ancora più gruppo per poi portarlo in campo. Senti, ma tatticamente l'anno scorso il Siena ha giocato tante partite senza un vero centravanti, no? Invece quando c'è una punta centrale, un riferimento lì, sembra che riesce ad avere ancora più occasioni dal gol. Sì, sicuramente aiuta, esatto, cioè la punta aiuta. Abbiamo recuperato appieno Alve e ci dà una grande mano, soprattutto anche per l'esperienza, per quello che ha fatto nella sua carriera, e di conseguenza a noi ragazzi più giovani ci dà una grossa mano, ci aiuta ad essere più compatti, a stare più vicini a lui. E sicuramente questo ci dà del vantaggio. Beh, col senno di poi è chiaro sì che l'abbiamo rifatto, ma quel momento lì avevamo bisogno di una punta un po' di peso, perché pensavamo di poter andare un po' al cross e cercare di fare un po' di densità dentro la Ligue. È chiaro che se avessi saputo che veniva espulso, è ovvio che non l'avrei messo dentro. Mi sembra abbastanza scontata questa cosa. Marotta del resto del Carlino di Reggio chiede qual è l'aspetto su cui lavorare maggiormente in questo momento secondo lei, e se la scelta di non far giocare dall'inizio Sciaudone e Cauz è dovuta a problemi fisici oppure se stanno bene è solo una scelta tattica. Beh, su Cauz è ripreso questa settimana, dovevamo decidere se oggi o mercoledì, con la partita vicina credo che entrerà mercoledì, anche perché non sta ancora benissimo, però dovrà entrare.
su Sciaudo Reggiano, aveva giocato la partita scorsa e stava entrando, poi sono cambiate un po' le dinamiche, ma volevo confermare un po' il centrocampo che ha fatto bene contro la Lucchese. Mi sembrano cose così importanti sulla quale su cosa lavorare, direi tutto. Direi che salverei veramente poco o nulla, e quindi c'è da lavorare veramente su tutti gli aspetti. Credo che comunque l'atteggiamento, soprattutto nel primo tempo, sia stato buono. Abbiamo cercato di recuperare la palla spesso in avanti, l'abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato parecchie scelte sull'ultimo passaggio, abbiamo sbagliato tanto, ci poteva portare in vantaggio. Chiaro che l'azione del gol, che è incredibile, noi prendiamo gol o da metà campo o dal portiere o in questa situazione qua, ha cambiato l'inerzia completamente della gara, veramente in loro favore, noi poi siamo rimasti pure in 10. L'appunto che faccio ai miei ragazzi è che anche se si rimane in 10, si può comunque mantenere una dinamica di squadra e provare a fare un assalto finale se proprio c'è la possibilità di farla, anche perché la condizione atletica non è ancora ottimale. Invece abbiamo, forse per eccesso di generosità, provato a risolvere tante cose un po' da soli contro una squadra che comunque ci ha messo in difficoltà, è una buonissima squadra, quindi siamo stati bravi solo a mantenerla viva fino alla fine, però non siamo riusciti poi a essere pungenti. Anche i giocatori che sono entrati dovevano dare qualcosa in più. Ma ti dico, il primo tempo era una partita che potevamo anche essere in vantaggio noi, allora hanno sbagliato un gol sempre sul nostro errore clamoroso, un passaggio all'indietro, noi in occasione erano così soprattutto. E potevamo anche chiudere con un gol di vantaggio perché abbiamo avuto veramente 3-4 palloni al limite dell'area gestiti meglio. Devo dire che poi la ripresa dopo il gol, credo che il Siena abbia alla fine meritato la sua partita, ha rischiato pochissimo e una palla di Guglielmotti fosse di testa importante. Ecco, abbiamo avuto una reazione immediata nei primi 10 minuti dopo il gol, purtroppo poi rimanendo in 10 è diventato molto molto più complicato. Ma io l'ho detto sin da subito, la mia sensazione è che la parte centrale del campionato, dell'anno scorso intendo, sia migliorata. Alcune squadre sono migliorate molto, hanno fatto un bel mercato, compreso Siena ovviamente, quindi mi immagino che ci sarà un pochettino più di competitività, ecco, rispetto allo scorso anno. Credo che quest'anno difficilmente troveremo squadre che vadano in corsa da sole, ma ci sia un po', si starà un pochettino un po' di più in un gruppone, immagino, perché si è alzato sicuramente il livello. Primo tempo, sì, la squadra che mi aspettavo, credo che siamo stati forse più aggressivi noi il primo tempo, nel senso che tanti palloni li abbiamo rubati veramente vicino all'area di rigore. Il secondo tempo veramente il gol ha cambiato l'inerzia, decisamente, oltretutto su un'azione nostra d'attacco in un angolo. Non abbiamo avuto il tempo di reazione, che siamo rimasti in 10, diventa complicato, le forze al 11 di settembre non sono quelle che possono essere fra un mesetto. Quindi recuperare diventa difficile, di più credo che la mia squadra dobbiamo imparare tutti che la partita è lunga, c'è modo di recuperare le partite anche all'ultimo minuto, bisogna essere molto più compatti, insomma c'è parecchio da lavorare sulla mia squadra.